Che abbiamo già detto, il direttore di Famiglia Cristiana, una rivista che con molta determinazione e coraggio ha mandato dei messaggi molto chiari in queste giornate, in queste settimane, e lo vogliamo ringraziare per essere qui e per darci il suo contributo. Prego, a lei la parola. Segue Bressa. Grazie a voi, buonasera a tutti. Non so se avete ancora la voglia e il tempo di ascoltare. Io farò del mio meglio, anche se non sono un oratore, questa è la prima premessa, preferisco scrivere. Ma la seconda premessa è che non sono nemmeno un politico, non sono nemmeno un sociologo, insomma, chi sono? Prima di tutto direi, prima ancora che direttore di un giornale, di una rivista comunque ancora molto diffusa, direi che sono un cristiano e quindi anche il discorso di Papa Francesco mi interessano e lo citerò anche abbastanza nel mio intervento. Un cristiano che si pone in questa stagione, cristiano nel senso che sono anche un prete, sono anche un religioso, dico cristiano perché non soltanto cattolico perché è un termine più inclusivo, fa riferimento in maniera molto più esplicita a Gesù Cristo. E, fatte queste premesse, quello che vi posso dire, anche semplicemente dal mio osservatorio di direttore di giornale, che peraltro tiene anche una rubrica chiamata Colloqui col Padre, dove le persone scrivono, in parte perlomeno, quasi come in confessione, raccontando anche di se stessi, dei propri problemi, le proprie difficoltà. Allora, partendo da questo mio osservatorio, voglio fare più che altro una testimonianza, indicando e offrendovi alcune riflessioni, diciamo, più generali, che in parte, peraltro, forse riguardano più la Chiesa stessa, la Chiesa in Italia perlomeno. Però credo che, non per fare un parallelo proprio esatto, ovviamente, ma che possono essere anche utili da questo punto di vista per chi si occupa più direttamente di politica all'interno di un partito. E allora ci sono in questo periodo dell'Italia, in questa temperie storica in cui ci troviamo, dei problemi che costituiscono anche delle sfide. Io ne ho individuati fondamentalmente tre, anche se il primo, diciamo, è un macro problema. E vi dilungo. Dopodiché offro anche alcune riflessioni successive per dire qualche percorso di riflessione. Premetto che io come personalità sono uno piuttosto pessimista e questi tempi mi inducono ad esserlo ancora di più, diciamo così. Però come cristiano sono ottimista perché so che, diciamo, la storia è guidata da Dio e c'è qualcosa di più. Certo, noi dobbiamo fare la nostra parte, con la nostra responsabilità. Mi è piaciuto molto il discorso sulla libertà in quanto responsabilità, ma su questo diciamo, passo oltre. Allora, il primo grande problema su cui vorrei soffermarmi brevemente un po' di più, io lo chiamo l'emergere o insomma sì, l'emergere dell'individualismo. Un individualismo che passa dal singolo individuo, dalla singola persona, e arriva fino alla nazione, che diventa prima ancora il gruppo, ma poi arriva fino alla nazione. Quindi non va inteso semplicemente come uno che pensa a se stesso e basta. Ma da che cosa è causato questo? Faccio una mia riflessione che deriva, come dicevo prima, da quello che ho sotto mano attraverso interventi di lettori, anche, come dire, nelle discussioni che faccio con molti miei amici quando mi trovo nel mio paese, sono tutti di destra, peraltro, quindi abbiamo sempre un confronto, ecco, abbastanza netto e franco, salvo poi trovarci insieme comunque come amici, mangiamo insieme il risotto, beviamo qualcosa, quindi si può essere anche, diciamo, andare oltre alle proprie idee. Comunque, le cause di questo individualismo, che appunto passa dal singolo fino alla nazione, io le vedo prima di tutto in una società consumistica, chiamiamola così, che è venuta emergendo sempre di più lungo gli anni,
E dal punto di vista mediatico, come dire, è stata promossa in maniera molto forte da quelle che sono le televisioni private o comunque commerciali. La RAI peraltro man mano si è adeguata, quindi non c'è una vera e propria distinzione da questo punto di vista. C'è stato un bombardamento continuo su certe cose, inducendoci a diventare un uomo, una persona che consuma, un uomo, una donna che consuma, una persona che consuma. Ovviamente, come dire, c'è stato un momento fondamentale che ha acuito questo individualismo ed è il 2008 con la crisi economica, di cui c'erano già le premesse precedentemente, ma poi è diventato appunto quell'anno un momento di passaggio fondamentale. Ma poi c'è anche un altro aspetto che riguarda il nostro paese in modo particolare e che fa crescere l'individualismo con le conseguenze che ci sono, che poi dirò, ed è l'invecchiamento della popolazione. Faccio solo due piccolissimi esempi che non sono appunto un'analisi, ma come dire, degli specchi per capire meglio. Nelle nostre comunità religiose, io appartengo alla congregazione della Società San Paolo, l'età media è piuttosto alta, la maggior parte dei confratelli sono, diciamo, anziani, tra i 70 e gli 80 e anche qualche anno in più. Una delle cose che nelle visite alle comunità, perché sono anche nel cosiddetto governo della congregazione in Italia, tra le altre cose, nelle visite alle comunità una delle cose che emerge è il fatto che questi confratelli hanno bisogno che il superiore sia presente, sempre. Poi non è che devono chiedergli qualcosa, l'importante è che sia lì nel suo ufficio, perché questo gli dà sicurezza. L'anziano, penso anche a mia nonna, per dire, ai tempi, mia nonna, quando mia mamma, mio papà, dovevano uscire, improvvisamente stava male. Non è che lo faceva apposta, sentiva che aveva bisogno di qualcuno che gli desse sicurezza, che era mia mamma, con cui era sempre stata insieme. Ecco, una popolazione invecchiata sente questo bisogno di avere qualcuno che la rassicuri, che le dia tranquillità, che la rassereni, in qualsiasi modo. Quindi questo spiega, secondo me, almeno parzialmente, il fatto che ci sono dei dati che dicono che la sicurezza è molto più alta rispetto ad anni passati, ma poi la percezione è totalmente contraria. Perché la popolazione è invecchiata, perché, diciamo, a una certa età si ha paura anche di uscire di casa. Lo diceva già il libro del Coelet, no? Che anche semplicemente un'ombra o attraversare un ponte con le gambe tremanti rendeva pericoloso e riempiva di paura la persona. A questo va aggiunto altro elemento che ha fatto crescere l'individualismo singolare e nazionale, è la propaganda che è stata portata avanti non da negli ultimi anni o negli ultimi mesi, ma da più di un decennio e forse anche oltre, propaganda che possiamo chiamare propaganda identitaria. Su Famiglia Cristiana nel sito abbiamo dedicato a questo tema. Allora c'era il caso di questa nave degli identitari che passava nel Mediterraneo per difendere i confini, diciamo, dell'Europa. Non è che erano quattro che si erano improvvisati così, dietro c'è tutto un pensiero. In qualche modo potremmo dire, almeno non so se vuol dire esagerata questa cosa, che hanno assunto un modello gramsciano. Gramsci diceva che il potere non si conquista più tanto con la rivoluzione, ma attraverso, chiamiamola, la cultura, fare un discorso politico, anche la musica, anche la letteratura. E questo bombardamento non è che è nato appunto l'altro ieri, poco prima delle elezioni, sono anni che vanno raccontandoci, per esempio, a volte magari c'è un pizzico di verità, che c'è un grande, come dire, le banche a livello mondiale stanno cercando di fare in modo di sottomettere tutte le popolazioni. In che modo, tra l'altro? Attraverso una sostituzione etnica. Perché tutti questi migranti arrivano qua? Non mica perché hanno bisogno, c'è qualcuno che li manovra perché arrivati in Europa sostituiscono la popolazione europea, cattolica, cristiana, eccetera, eccetera, con un'altra. Detta così sembra una barzelletta, eppure c'è gente che ci crede, eppure c'è gente che ha letto libri, ci sono libri, blog, siti, e non con la battuta o il meme che si trova su Facebook.
ma con analisi lunghe, con citazioni e quant'altro. Qualcosa mi sono anche letto, ma purtroppo mi stufavo. Però dobbiamo considerare, secondo me, questo aspetto, e cioè che la propaganda identitaria, che ha portato all'individualismo, ma anche all'individualismo nazionale, quindi ai nazionalismi, non è, come dire, un'improvvisazione che è stata fatta da uno che cerca di farsi largo per poter arrivare a governare l'Italia, per dire. E in questo, come successione, gli altri elementi sono stati aggiunti. Allora, c'è una propaganda, diciamo, con parvenza scientifica di questo genere, recuperando peraltro temi dell'ultradestra, dal protocollo dei Savi di Sino e cose del genere. Quindi diciamo con un'immagine abbastanza, fra virgolette, almeno all'apparenza scientifica. Io quando comincio a discutere con i miei amici mi dicono: no, ma tu ti stanno imbrogliando, perché guarda, le cose stanno così. Non hai argomenti, cioè, dovresti fare un dibattito filosofico, teologico, non lo so che. Questi sono convinti, anche le persone, diciamo, che sono, diciamo, che hanno studiato, che hanno una certa cultura e formazione. Il secondo passaggio, in realtà l'avevo già citato prima, una società consumistica che è stata, come dire, in qualche modo ha ammansito il popolo attraverso le televisioni commerciali, ma non solo. A questo si sono aggiunti negli ultimi anni, diciamo, i social network in particolare, ma i siti, diciamo, soprattutto i social, con tutto questo, come dire, proliferare di fake news, che peraltro, siccome uno non sa più distinguere quali sono fake e quali non lo sono, se vengono da destra, da sinistra, da sotto, da sopra, uno non crede più a niente, oppure crede a tutto, la tendenza è credere a tutto fondamentalmente, e a diventare portatori di notizie false, allargandone la portata, perché non c'è la minima riflessione da parte di molti che non verificano prima se quella cosa che gli hanno girato via Facebook o via WhatsApp o in qualsiasi altro modo ha un minimo fondamento oppure è una cavolata. È stata, come dire, in qualche modo ammantito il popolo attraverso le televisioni commerciali, ma non solo. Questo si sono aggiunti negli ultimi anni, diciamo, delle Marche, un paesino, un gruppo di mamme musulmane aveva mandato una lettera al comune, al sindaco, dicendo che chiedevano che alla mensa scolastica fossero evitati totalmente tutti quelli che erano i cibi per loro proibiti, in particolare la carne di maiale. Al che il sindaco aveva risposto con una lettera pubblica dicendo: guardate, cioè, per voi possiamo fare anche dei cibi, delle pietanze senza la carne di maiale, però non potete venire a imporci le vostre idee, le vostre regole, le vostre leggi nel nostro paese. Un discorso abbastanza pacato, tutto sommato, almeno alla prima lettura, condivisibile, girato. Ho detto: ma mi sembra strana questa cosa. Ho verificato, oggi come oggi peraltro, mentre una volta le notizie false, per verificare se erano false o meno, una volta, voglio dire, 50 anni fa, 100 anni fa, come faceva uno? Doveva andare a verificare, cioè era complicato. Oggi ci vogliono 5 minuti, basta, è la stessa rete, lo stesso internet che permette di verificare se le foto sono vere o false, se il testo è vero o falso. Io ci ho messo due minuti a verificare che la notizia che ho citato prima era falsa, nel senso che era stata inventata, credo, nel 2013, riguardava un sindaco canadese, ma era, come dire, totalmente inventata. Esisteva una notizia vera, e cioè una smentita pubblica fatta dal sindaco di quel paese delle Marche, di cui non ricordo il nome, che però nessuno prendeva in considerazione perché nessuno era andato a cercarla. È così il meccanismo per cui si diffondono le falsità, le banalità. C'è qualcuno che dietro manovra, secondo me manovra di più sul fronte, diciamo, di fare quella grande propaganda. Poi questo è il secondo passaggio che permette di far arrivare a tutti, anche alla persona più semplice, alla cosiddetta massaia o a qualunque persona, il messaggio, che a quel punto è tradotto in maniera semplice, con due righe, in modo tale che possa passare. Aggiungo anche, come altro elemento che ha portato a questo individualismo
forse non è la parola più esatta, insomma capite qual è il concetto. Parlo anche di una catechesi a livello di chiesa che non ha funzionato. C'è un fatto molto interessante che abbiamo parlato. C'è una smentita pubblica fatta dal sindaco di quel paese della Marche. Ecco, tra le varie riviste che dirigo c'è anche questa, che si chiama Jesus. Nel numero di agosto, tra poco esce quello di settembre, c'è un reportage che abbiamo fatto dalle Filippine, dove è al governo un certo Duterte che diciamo, ha avuto un enorme successo, l'hanno votato in massa, e comunque la sua campagna, soprattutto contro i poveri e i trafficanti di droga e i drogati stessi, non che l'ha fatto lui direttamente, ma lasciando mano libera a gruppi armati di vario genere, ha già fatto in questi pochi anni 20.000 morti. L'unica realtà che si batte contro di lui, contro questa strage, è la Chiesa, eppure la maggior parte della popolazione, che è cattolica, credo al 97%, è d'accordo col Presidente. Come si spiega una cosa di questo genere? I vescovi sono contro, non il Presidente in quanto tale, ma certe politiche che portano a una strage fondamentalmente, pur essendo un problema quello del traffico di droga e così via, rispetto a una popolazione che invece dice no, ma noi siamo col Presidente. Leggo un brevissimo passo che c'è un padre francescano che dà una spiegazione. Dice, allora, dice la gente, dice, no, il Presidente fa il suo lavoro è quello di uccidere gli spacciatori, e vabbè sì, hanno quello che si meritano. Allora, padre Baltasar spiega così, un frate francescano che sta nelle Filippine, dà una spiegazione teologica e dice, molti battezzati sostengono Duterte perché per loro Dio è qualcuno che li libera dal male, piuttosto che salvare i peccatori. C'è alla base una concezione di Dio, un'idea del Signore di stampo vetero-testamentario. Quindi Duterte fa lo scomodo lavoro che è, diciamo, però per mandato di Dio in qualche modo. E allora, secondo questa convinzione distorta, è Dio stesso che guida il lavoro di chi purifica la nazione da maiali, bastardi e peccatori. E così chiosa alla fine appunto questo padre Baltasar Ovico. Questa visione, purtroppo molto diffusa, mostra una mancanza di fede nel Dio rivelato dal Vangelo, che non condanna ma ama, che usa misericordia e ha il potere di cambiare il cuore dell'uomo. Va bene, Filippine. Secondo me in Italia la cosa non è molto diversa, fatte le debite proporzioni, per carità. L'ho scritto nel mio editoriale appunto di questo numero di agosto. E questo dice che c'è uno scollamento tra la gerarchia, una parte perlomeno, e i fedeli, e che comunque la catechesi non ha funzionato, perché il Dio che hanno in testa le persone, che gli è rimasto, che gli è passato, non è esattamente il Dio di Gesù Cristo, diciamo così. E allora tutto questo porta a una difficoltà. Vi cito soltanto un brano di un editoriale che ha scritto padre Antonio Spadaro su Famiglia Cristiana qualche settimana fa. Abbiamo forse dato per scontato il rapporto tra Chiesa e popolo e abbiamo immaginato che il Vangelo fosse penetrato nella gente d'Italia. Invece oggi apriamo gli occhi e vediamo che sentimenti di paura, diffidenza e persino odio alieni alla coscienza cristiana hanno preso forma tra di noi e si sono espresse in vario modo. Non possiamo più dare per scontato il cattolicesimo del nostro popolo. E il nemico non è più solamente la secolarizzazione, come abbiamo spesso ripetuto, ma è la paura, l'ostilità, la frattura dei legami sociali e la perdita del senso di solidarietà. Sta parlando padre Spadaro del rapporto tra Chiesa e popolo. Credo che il parallelo tra partito e popolo non sia molto difficile da fare. E allora, le conseguenze di questo elemento, questo problema, tema, delle sfide, dell'individualismo sono la paura, l'ho già citata alcune, la paura e quindi il bisogno di sicurezza, un pessimismo di fronte a tutto perché i telegiornali, i giornali, chi li legge, perché questo è anche un altro dramma dell'Italia che nessuno legge più, ma
si scambiano messaggi via Facebook e poco più. Il dato di penso un paio d'anni fa, ma non credo che sia cambiato, anzi forse è peggiorato, in Italia non legge nemmeno un libro all'anno quasi il 60% della popolazione. Vi do anche un altro dato, ma per riflettere, non per, come dire, per fare delle distinzioni. Famiglia Cristiana, ma in realtà tutte le nostre riviste, e diciamo si può fare credo un parallelo a grandi linee con le altre riviste e anche con la vendita dei libri, poco meno del 30% è venduta in Lombardia. Se aggiungiamo Piemonte e Veneto arriviamo forse quasi al 50%. Il resto d'Italia è il rimanente 50%. Io credo che, l'ho detto in varie occasioni, compresa Roma peraltro, l'ho detto in varie occasioni quando mi sono trovato per esempio in Puglia, anche in Sicilia, chiunque fa qualcosa a favore della cultura, in particolare al sud, fa un'opera benemerita. È vero che il libro è soltanto un indice, però ci dà un'idea, come sia molto più facile per persone non acculturate o comunque facilmente manipolabili di diventare, come dire, di essere preda di chi vuole lanciare messaggi divisivi con, come dire, delle... ci sono sempre degli esempi. C'è mio fratello che, a proposito di Salvini, non volevo parlarne, però comunque la copertina l'ho portata, quindi tanto per... Mio fratello, io non ho mai discusso tanto di politica con lui, ognuno ha fatto la sua strada, ho due fratelli, uno dei miei fratelli in particolare, lui fa il mobiliere, è un artigiano, si è appassionato ultimamente, negli ultimi 6 mesi penso, a guardarsi tutte le cose, soprattutto su YouTube, ma non solo, che scrivono a proposito del tema Salvini, immigrati e cose del genere. Cioè lui è completamente contrario, le permetto. Però dice, non è che, come dire, c'è una strategia, Salvini ha dietro, come dire, uno staff che fa comunicazione, è una delle cose che fa sempre, questa è una tecnica sicuramente, è quella di dire, stamattina casualmente ho saputo che c'è questa notizia, che, non so, l'immigrato ha stuprato qualcuno, quell'altro che ha rubato, tutte le cose negative, c'è sempre una notizia da qualche parte. Stamattina proprio leggevo, ecco, allora vedete cosa... È tutta una strategia, non è che... La strategia è talmente, funziona talmente bene che la gente è convinta che lui sta improvvisando, che sta, come dire, uno di noi, fondamentalmente. Bene, comunque, paura, bisogno di sicurezza, pessimismo... però c'è anche come conseguenza una crisi della democrazia, forse uno dei problemi più preoccupanti. Parliamo di democrazia, ma che cos'è la democrazia? Oggi come oggi la democrazia è in crisi, ci hanno a molti hanno fatto passare questa idea che la democrazia è il potere del popolo, perché così c'è scritto, dice l'etimologia, ma il popolo è manipolabile, quindi il potere del popolo è in realtà il potere di un'oligarchia che fa quello che vuole. La democrazia, vabbè, potremmo fare un lungo discorso, dal mio punto di vista l'essenza della democrazia è il dialogo. Se non c'è dialogo, la possibilità di confronto, dove anche chi è minoranza ha come dire, la voce in capitolo, perché sennò non è vero che la democrazia è la dittatura della maggioranza, dove c'è il dialogo esiste la democrazia, dove c'è la possibilità di confronto. Oggi è in crisi la democrazia a causa di questo individualismo, perché non c'è più dialogo, perché cioè la prima cosa che, se uno scrive una frase di qualsiasi genere, la prima cosa è che viene insultato. So quanti insulti ho preso in queste ultime settimane, totalmente gratuiti peraltro, perché cioè, il peggiore è stato questo che, vabbè, a parte parolacce di vario genere, mi augurava, vabbè, era il minimo, che chiudesse il giornale, che morisse io con tutti gli altri, ma non solo, che andasse all'inferno e non uscisse mai più. Quindi... come dire, non c'era scampo, nemmeno una possibilità remota di salvarsi. La crisi della democrazia sta portando alla crisi dell'idea europea, non soltanto dell'Europa. Perché noi, come diciamo Italia, insieme alla Francia, insieme alla Germania, abbiamo costruito questa Europa
con dei fondamenti e adesso la stiamo, come dire, perdendo. E c'è proprio la perdita dell'idea, la gente non sa più cos'è l'Europa, non se ne rende conto, c'è tutto un lavoro da fare. Gli altri due problemi, sono tornato moltissimo su questo, sono ovviamente quello del lavoro, in particolare del lavoro giovanile, e qui ci sono, potrei citarvi varie lettere arrivate, non soltanto sulla mancanza del lavoro e il problema che questo comporta, ma sul fatto che non vengono premiate le persone che si impegnano veramente, ma c'è tutto un clientelismo dietro questo mondo. Pensiamo semplicemente come conseguenza alla fuga dei cervelli cosiddetta, e altro tema legato al mondo del lavoro, lo sfruttamento. Non ci sono soltanto i 4 euro all'ora, ma tutto il fenomeno del caporalato, perché solo in Italia, almeno in queste forme, esiste qualcosa di questo genere. C'è anche ovviamente il tema dei migranti, ma diciamo lo lascio. Cito soltanto, perché non ho detto che devo stringere, alcune risposte che, come dire, citerò per sommi capi senza approfondirle. La prima e fondamentale risposta credo che sia quella di, e parlo per la Chiesa, per le gerarchie ecclesiastiche, e il parallelo, come dicevo all'inizio, penso che possa valere per chiunque fa un discorso politico a livello di partito, bisogna riprendere a parlare con la gente, rispondendo ai loro veri problemi, che sono, prima del discorso migranti, il lavoro, la solitudine degli anziani. Se non si fa questo lavoro con la gente, andando lì di persona, non dico con il banchetto, ma semplicemente, io credo che a livello di amministrazioni locali sia il punto di partenza. Io ho avuto una piccolissima esperienza, non di amministratore locale, ma di direttore di un giornale locale. Mi sono reso conto di cosa vuol dire in loco, su un territorio, fare politica. Non vuol dire fare dei discorsi, fare degli appelli o enumerare dei principi, ma vuol dire ascoltare quello che ha la fognatura che non funziona, quell'altro che la strada, ci sono quegli altri drogati che lasciano le siringhe per strada. Adesso ci sono anche i problemi di migranti che sono lasciati lì sulle panchine. Si tratta di stare con la gente, ma prima di tutto ascoltare i problemi. Non è che vuol dire sì, hai ragione, quindi farò quello che dici tu, ma se uno non ascolta non può neanche poi dare effettivamente una risposta che sia risposta a quel problema. Secondo punto, rimettere al centro la persona, che vuol dire anche rimettere al centro la comunità e anche rimettere al centro la famiglia. Papa Francesco, vi invito a leggere, alcuni di questi punti li ho tratti da questo discorso. Papa Francesco ha fatto un discorso alla fine di ottobre del 2017, ai partecipanti a una conferenza su Ripensare l'Europa, organizzata dalla Commissione della Conferenza Episcopale dell'Unione Europea. E ha messo in rilievo diversi punti che io vi invito, se avete tempo, a leggere, perché sono importanti non soltanto per l'Europa, ma credo anche per il nostro Paese. Rimettere al centro la persona. Spesso, dice Papa Francesco in questo intervento, si nota come qualunque dibattito si riduca facilmente a una discussione di cifre. Non ci sono i cittadini, ci sono i voti. Non ci sono i migranti, ci sono le quote. Non ci sono i lavoratori, ci sono gli indicatori economici. Non ci sono i poveri, ci sono le soglie di povertà. Il concreto della persona umana è così ridotto a un principio astratto, più comodo e tranquillizzante. Quindi ripartire dalla persona, dalla comunità e dalla famiglia, nel senso che è ancora una volta attenzione ai problemi concreti. L'altro elemento, l'ho già citato, lo dico solo in passato, favorire il dialogo per ridare vera dignità alla politica, politica che dovrebbe occuparsi primariamente, questa dottrina sociale della Chiesa, del bene comune, che non è il bene di un singolo, ma il bene comune, appunto, della collettività. Attenzione al mondo del lavoro, a un'economia che sia non soltanto oligarchica ma solidale, e infine promuovere una cultura della pace a tutti i livelli, partendo da un buon uso dei mezzi di comunicazione,
dai giornali, ma anche ancora di più, e questo riguarda ogni singolo, ognuno di noi è un giornalista, anche se non va al Casserino, perché nel momento in cui rilancia un post su Facebook o su WhatsApp o tramite un messaggino, sta facendo il giornalista, perché divulga una notizia che è vera o non è vera, sta a lui verificare. Concludo con l'ultima frase, che riguarda quello che è uno dei temi che ho voluto mettere nel progetto editoriale di Famiglia Cristiana. Ed è tratto dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Comunicazione Sociale del 2017, dove diceva che bisogna che chi comunica segua la logica della buona notizia. Oggi la maggior parte segue la logica della cattiva notizia. Se è cattiva, se danneggia qualcuno, se fa del male, se è violenta, allora la divulgo. No, la logica deve essere un'altra, la logica della buona notizia. Che vuol dire, e cito e concludo, uno stile comunicativo aperto e creativo, che non sia mai disposto a concedere al male un ruolo da protagonista, ma cerchi di mettere in luce le possibili soluzioni, ispirando un approccio propositivo e responsabile nelle persone a cui si comunica la notizia. Vorrei invitare tutti a offrire agli uomini e alle donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della buona notizia. E con questo vi ringrazio. Grazie, grazie Don Antonio. Adesso, dove diceva che bisogna che chi comunica